Caro Papa Francesco, mi chiamo Serena e ho 25 anni. Vivo a Massecozile e mi trovo bene nella mia diocesi di Pistoia. Faccio parte di un gruppo di giovani e quest'anno andremo anche alla GMG di Cracovia. So però che molti ragazzi come me non si trovano così bene nelle loro parrocchie, non ricevono la comunione e non partecipano alla messa con gli altri. Io non capisco perché, me lo può spiegare lei? Serena mi mette in difficoltà. Io dico quello che penso, cari amici del Din Don Caffè, buongiorno. Ma cosa avrà mai detto questa giovane al Papa da metterlo così in difficoltà? Ha detto una grande verità, ha detto che ci sono persone che nella loro disabilità si trovano in difficoltà ad accedere alla comunità cristiana. Ci sono mamme e papà che trovano difficoltà a iscrivere i loro bambini per il percorso della catechesi. Ci sono persone che a causa della loro disabilità non ricevono i sacramenti. Mamma mia, è gravissimo! Proviamo a ascoltare che cosa risponde il Papa a questa giovane. Ma Serena ha parlato di una delle cose più brutte che ci sono fra noi, la discriminazione. È una cosa bruttissima. Tu non sei come me, tu vai da là e io di qua. Ma io vorrei fare la catechesi, in questa parrocchia no. Questa parrocchia è per quelli che si assomigliano, che non ci sono differenze. Questa parrocchia è buona o no? Cosa deve fare il parroco? Convertirsi, eh? È vero che se tu vuoi fare la comunione, devi avere una preparazione. E se tu non capisci questa lingua, per esempio, se tu sei sordo, tu devi avere la possibilità in quella parrocchia di prepararti col linguaggio dei sordi. Tutto. Quello è importante. Se tu sei diverso, anche tu hai la possibilità di essere il migliore. Cosa? Cosa ha detto il Papa? Aspetta, risentiamo. Se tu sei diverso, tu hai la possibilità di essere il migliore. No, incredibile, ragazzi, ma vi rendete conto? Il Papa dice esattamente quello che io vi ho detto. Ah no, 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 sono io che dico esattamente quello che vi ha sempre detto il Papa. Io vi ho sempre detto quello che il Papa ha sempre detto. Io in oratorio spessissimo ho chiesto ai ragazzi: tu sei il migliore? E tutti: beh, no, magari. Ciascuno di noi è importante, ciascuno di noi è unico e quindi ciascuno di noi è il migliore, perché non esisterà mai un altro come te e non è mai esistito. Quindi ciascuno di noi è come è. As you are, come tu sei, as I am, come io sono. E questo dobbiamo riuscire a mettercelo nella testa, perché questo, quando non è capito, quando non è sentito, quando non è vissuto, poi diventa la tragedia anche di un vissuto ecclesiale. Per cui anche nella Chiesa si arriva a dire: questa cosa è per questi qui, questa cosa è per questi qua. Sono appena tornato da un incontro meraviglioso che hanno fatto gli scout a Gesci parlando di disabilità. Perché? E perché anche noi abbiamo nella testa, ad esempio, che lo scautismo è soltanto per quelli che possono arrampicarsi sugli alberi, che lo scautismo è fatto soltanto per quelli che possono portare un pesantissimo zaino. No, questo è sbagliato ed è stato ridetto fortemente in questo convegno. Perché? Perché gli scout non sono forti,
Gli scout sono forti insieme. Dove c'è il grande che aiuta il piccolo, dove c'è quello potente che aiuta quello più fragile. Questo lo scautismo l'ha capito e l'ha capito da tantissimi anni. Non so se nelle nostre parrocchie altrettanto. Ascoltiamo adesso che cosa continua il Papa, perché il Papa rincara la dose. La diversità, non dici che questo che ha i cinque sensi che funzionano bene è migliore di quello che per esempio è sordomuto? No, quello non è vero. Tutti abbiamo la stessa possibilità di crescere, di andare avanti, di amare il Signore, di fare cose buone, di capire la dottrina cristiana. Tutti abbiamo la stessa possibilità di ricevere i sacramenti. Tutti abbiamo la stessa possibilità di ricevere i sacramenti. È una notizia grandissima. Ma perché la ritieni una novità? Perché è una novità. Ora io vi posso testimoniare che mio fratello Roberto, nella sua disabilità, ha fatto la prima comunione, la cresima, che aveva già 14 anni, perché quando aveva l'età di tutti gli altri bambini, gli è stata negata la possibilità. C'è voluto un arcivescovo grandissimo che li ha presi tutti e ha detto: ma perché questi ragazzi non hanno ancora ricevuto i sacramenti? E io mi ricordo quel giorno, io ero piccolo, avevo soltanto 7 anni, ma ci sono le foto che lo dimostrano. Roberto era con le mani giunte, dritto così, gli occhi sbarrati, un giorno di felicità incredibile nella sua vita. E non vi dico la felicità dei miei genitori, che piangevano commossi dalla gioia, perché finalmente il loro bambino, che era stato escluso dalla Chiesa, era accolto dalla Chiesa, abbracciato da Gesù, e lui stesso poteva abbracciare Gesù. Papa Pio X ha detto che si doveva dare la comunione ai bambini, ma tanti si sono scandalizzati. Ma quel bambino non capisce, è diverso, non capisce bene. Date la comunione ai bambini, ha detto il Papa. E ha fatto di una diversità una uguaglianza, perché lui sapeva che il bambino capisce di un altro modo. E quando ci sono diversità fra noi, si capisce di un altro modo. Ognuno ha la sua ricchezza, è diverso, è come se parlasse un'altra lingua, e questo è una ricchezza. Ha il modo di conoscere le cose, che è diverso. Uno conosce di una maniera, un altro di un'altra, ma tutti possono conoscere Dio. Nella parrocchia, nella messa, nei sacramenti, tutti sono uguali, perché tutti hanno lo stesso Signore, Gesù, la stessa mamma, la Madonna. Capito? Sì. Grazie. 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 Capite? L'ha detto il Papa, quindi nessuno più può dire: ma non lo so, adesso andrò secondo le mie idee. L'ha detto il Papa. E ora però approfondiamo l'argomento, cerchiamo di entrare maggiormente nella questione. Ho incontrato Suor Veronica, che è un personaggio fantastico, è cresciuta in una famiglia di non udenti e ha una sorella con una gravissima disabilità, e nella sua cerchia di parenti ci sono altre persone con disabilità. Lei stessa ha una disabilità di linguaggio, spesso balbetta, ed è interessante osservare anche la sua balbuzie, ma Suor Veronica ci sta aiutando a capire in che modo non discriminare nessuno, in che modo accogliere tutti. Ascoltiamo l'intervista che le ho fatto. Perché visto che davanti ad una statistica, davanti ad un'indagine fatta, uno può dire: ah, si accoglie tanto o non si accoglie. Invece credo che la sfida sia proprio ripartire da una categoria ecclesiologica, cioè, come dice il Papa, dalle periferie. Allora, ripartendo dagli ultimi, possiamo accogliere tutti. Allora, sia che abbia il volto della disabilità, sia che abbia il volto di una persona straniera oppure fragile. Quindi questo è la sfida, ripartire dagli ultimi. Quindi quando l'altro bussa alla porta, più che dire non abbiamo le forze o le abbiamo, dire se ne occupa Mario, Francesco, Giulia, dice: ma forse non sarà che il Signore ci sta provocando? Cioè, non sarà che forse è una visita di Dio? Cioè, a volte uno aspetta i segni e dice: oh, ma è a fianco a me il segno.
Allora, certo, poi si va, come ha detto Cannevaro, non c'è una risposta univoca per tutti, quindi non è che dice arriva Marco e quindi bisogna fare per tutti così. Però veramente credo che la sfida è nel non selezionare, nel non discriminare e nel non dire basiamoci solo sulle nostre forze. Sì, le forze servono, sicuramente serve un'analisi della, della realtà, però anche un po' l'ultima immagine che Dio ci ha lasciato, 5 pani e 2 pesci, cioè di fondo quel ragazzino, non ci viene da ridere, davanti a una... a tutto quel popolo, 5 pani e 2 pesci faceva lì, era una merendina, eppure lui ha donato questa cosa e il Signore ne ha fatto, per, ne ha fatto cose grandi. Allora la sfida che vi lancio è veramente di questo, tutti o c'è nessuno, ma ripartendo dagli ultimi per accogliere tutti, ma veramente tutti tutti. Seconda cosa, di lavorare sui pregiudizi, perché sicuramente a volte l'altro non accoglie, non per c'è cattiveria, di questo ne sono sicurissima, più perché non sa come si fa, non saprei come fare. Allora veramente lavorare sul pregiudizio cognitivo, che mi fermo solo a partire dal limite dell'altro, se può comprendere o no, se gli è utile o no. Secondo, dal pregiudizio religioso, pensare che le persone con disabilità siano religiose, siano infantili, non abbiano una dimensione religiosa. Invece no, questo anzi, il Papa ci esorta che c'è una santità per tutti. Allora credo che il vostro cammino debba essere finalizzato a una cioè santità, e avete dei santi, quindi voglio dire, non è che non avete una storia che vi confermi su questa cosa. L'altro sul pregiudizio comunitario, ma ve l'ho già detto, ecco, veramente questo ripartire dagli ultimi. Quindi credo che mi verrebbe da dire la sfida grande è di dire come farlo insieme, forse collegarsi con gli uffici catechistici, lavorare insieme nelle parole, poi avete una cioè, risorsa grande, che è il dono della comunità e della pluralità dei linguaggi. Credo che questo con la realtà delle parrocchie o anche degli uffici catechistici nel pensare un progetto cioè formativo si possa far rete, veramente non per essere poi un luogo dove l'atto venga parcheggiato, ma dove veramente insieme si faccia un cammino, cioè la parrocchia, la comunità scout, la cioè, famiglia, ma anche la cioè, società stessa. Poi credo che il dono più bello è il gusto dell'atto che i bambini o i pari possono avere, cioè lo stare a fianco, e anche quei lavori che vi ho fatto cioè, vedere nascono proprio, io sperimento che ci sono altri sensi, che veramente c'è una pluralità di linguaggi e che il limite sono chiamato ad abitarlo, ognuno di noi ce l'ha, chi ha la disabilità te lo rimanda in modo forte, allora può essere anche utile per i ragazzini, per chi è pari a dire c'è un limite, per alcuni è il volto della disabilità, chi ha altre fragilità, ma non è la fine del mondo, quel limite è fatto per essere abitato e nel limite credo che possiamo fare poi cose grandi, nella dimensione della comunità, credo che la sfida è nella comunità. Buon cammino. Grazie. E buona strada. Grandissima Suor Veronica, veramente grandissima. La sfida, ripartire dalla categoria che ci ha indicato il Papa, ripartire dalle periferie, e certamente la disabilità fa parte delle periferie umane. Allora ripartire dalle periferie significa veramente accogliere tutti. Dio ci sta provocando, ha detto. Davanti al bambino che mi chiede qualche cosa che non so fare, anziché dire non sono capace, non abbiamo le forze, innanzitutto cogliere la sfida vocazionale. Questa realtà mi chiama. Anche il genitore, quando partorisce un figlio disabile, non è capace. Ma che scoperta! Chi è capace di limite? Chi è capace di disabilità? Nessuno. Ma si coglie quello come il luogo di una chiamata ad una crescita. E l'altro aspetto, che non c'è una risposta univoca per tutti. Certamente, perché ci deve essere una risposta specifica per ciascuno, e questa è un'altra grandissima sfida. Suor Veronica ci ha poi indicato la strada di lavorare sui pregiudizi e ci ha indicato 3 pregiudizi. Innanzitutto il pregiudizio cognitivo: non può capire, può capire solo fino a lì. Questo pregiudizio cognitivo ci blocca nella possibilità di accompagnare. Certamente, se noi abbiamo l'idea di insegnare, allora è ovvio che il pregiudizio cognitivo è un limite. Ad esempio, se io devo spiegare a Sgrufolo la teoria della relatività generale di Einstein, probabilmente avrò qualche difficoltà, ma devo abbandonare il pregiudizio cognitivo. Pensare che il bambino con disabilità, il ragazzo con disabilità, la persona con disabilità abbia un limite cognitivo che gli limita il rapporto con il mondo.
Nessuno deve essere guardato secondo la sua incapacità di rapportarsi al mondo, perché ciascuno ha il suo rapporto con il mondo. Secondo pregiudizio, il pregiudizio religioso, che è quello più pericoloso dentro nelle nostre comunità, quello di infantilizzare la fede, oppure di pensare che quella persona sia così infantile da non avere un rapporto con Dio che sia pieno. È come dire che questa tazzina del caffè è meno piena di un boccale di birra. Sarà piena secondo la sua personale capacità. Quindi il pregiudizio religioso ha questo aspetto. Poi c'è un altro aspetto del pregiudizio religioso, di quando una persona dice che queste persone con disabilità non hanno bisogno. Io ricordo questa suora, santa donna, che disse: ma perché star lì a fargli fare il catechismo, a fargli fare questa esperienza così difficile? Ma sono degli angioletti, vanno già in paradiso. Suora, attenta a non andare tu all'inferno a dire queste cose. La dimensione spirituale. Pensare che siccome io non comunico con questa persona come io sono abituato a comunicare con il resto del mondo, questa persona non abbia una relazione con Dio. Questo è pericolosissimo. Questo si mette in mezzo tra la persona e la sua possibilità di accedere a un dialogo con il Signore. Ho visto persone con disabilità partecipare alla messa nelle forme più diverse, ma con una profondità spirituale che molte nostri fedeli non hanno, e qui mi fermo. Terzo, il pregiudizio comunitario, e cioè le persone con disabilità non appartengono a questa comunità. E questo è un pregiudizio pericolosissimo, perché è escludente in una maniera fortissima. Siccome tu non puoi venire a fare le sopraelevate con noi sugli alberi con le tende, allora noi ti lasciamo a casa. Ma ad esempio noi non facciamo gli scout per fare le sopraelevate, noi facciamo gli scout per diventare degli uomini e delle donne della partenza. Questo è un vocabolario scout, ma chi tra di voi è scout ha capito perfettamente a che cosa mi riferisco. Poi Suor Veronica ci ha detto: lavorare insieme, la famiglia, la scuola, gli scout, l'associazione, il movimento, il gruppo di amici, l'ufficio catechistico, la parrocchia, tutti insieme. Perché? Perché ci vuole un villaggio per far crescere una persona, e non farla crescere nel senso che noi abbiamo deciso di allungarla, ma farla crescere nella consapevolezza del suo valore, e certamente devo averlo per primo capito io questo valore. Ora, fianco a fianco, mano nella mano, stare al passo dell'altro, questo è un cammino che ci permette di prendere sicuramente contatto con il limite dell'altro, con il nostro limite. Come accogliere tutti? Ma se tu, non dico a te perché io so che tu accogli tutti, ma pensa a un sacerdote che non accoglie tutti, che consiglio darebbe il Papa? Ma chiude la porta della chiesa, per favore. O tutti o nessuno. Ma no, pensiamo a un prete che si difende. No, 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 padre, no, non è così. Io capisco tutti, ma non posso accogliere tutti perché non tutti sono capaci di capire. Sei tu che non sei capace di capire. Quel parroco, ok, ha il suo limite nel capire la disabilità. Allora, chi è disabile? Il parroco che non capisce la disabilità, non il disabile. Va bene, ma questo per parlare male dei parroci, per carità divina. Poi dopo bisogna accompagnare tutti e ciascuno, e questo fa parte proprio del cammino comunitario. Le persone che incontrano la disabilità impiegano anni a fare un percorso, e quindi anche noi dobbiamo permettere a chiunque e a ciascuno di compiere i suoi passi. Ultimo passaggio di questo Din Don Caffè, effettivamente molto lungo ed elaborato. Osserviamo il Papa in queste due manifestazioni di affetto e di accoglienza, semplici come l'acqua da bere, ma potentissime per il loro valore simbolico. Vieni, vieni, vieni.
Questa è coraggiosa, eh? Vieni. Vieni. Non vuoi un bacino? Un bacetto. Questa non ha paura, questa rischia. Questa sa che le diversità sono una ricchezza. Rischia. E ci ha dato una lezione. Questa mai sarà discriminata, sa difendere da sola. Sa difendere da sola. Un'altra coraggiosa. Dammi un bacetto. Siediti, è lì, ecco. Un'altra coraggiosa. Anch'io come quella bambina dico wow, dico wow. Ma torniamo per un attimo a quel prete che non accoglie. Oltre alla battuta del chiudere la chiesa, cerchiamo di capire che cosa suggerisce dopo il Papa. Ascoltiamo con attenzione. Pensa a un sacerdote che non accoglie tutti. Che consiglio darebbe il Papa? Ma chiude la porta della chiesa, per favore. O tutti o nessuno. Ma no, pensiamo a un prete che si difende. No, 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 padre, no, non è così. Io capisco tutti, ma non posso accogliere tutti perché non tutti sono capaci di capire. Sei tu che non sei capace di capire. Quello che deve fare il prete, è aiutato dai laici, dai catechisti, da tanta tanta gente, è aiutare a tutti a capire. A capire la fede, a capire l'amore, a capire come essere amici, a capire le differenze, a capire come si complementano le cose, come uno può dare una cosa e l'altro ci dà l'altra. Questo è aiutare a capire. O tutti o nessuno, questo è il nostro slogan, questo è lo slogan dell'Ufficio Nazionale Catechistico. Ma attenzione, con quale cuore? Con quale mente, con quale intelligenza? Ecco, io qui adesso voglio parlare un attimino ai genitori dei bambini con disabilità, delle persone con disabilità, perché a volte è vero che il parroco non capisce, che la maestra non capisce, che quell'altro non capisce, che io stesso genitore mi sento escluso, ma attenzione, un suggerimento è la diplomazia. Essere un po' diplomatici, fare muro contro muro se l'altro non capisce non serve a niente. Ci vuole quel passaggio che dice il Papa di insegnare ad amare. Certamente io non posso obbligare gli altri ad amare mio figlio, ad amare mio fratello, il mio parente con questa forte disabilità o con questa difficoltà di linguaggio, di comprensione. Imparare ad amare è un esercizio che si impara venendo amati, mai il muro contro muro. E in questo un suggerimento che ci viene da tutto il discorso, da quello che ci ha consegnato Suor Veronica, dalle parole del Papa: mai soli, facendosi sempre aiutare. Io lo so che nella vita di un genitore, di un familiare, c'è una fatica nel cercare sempre aiuti, nel cercare sempre connessioni, in quell'atteggiamento che chiede una grande umiltà, ma questa è l'unica strada, mai soli. Io dico da oggi in poi mai più soli. E con questo va a chiudersi il nostro Din Don Caffè, ma la chiosa, la battuta finale la lasciamo a Suor Veronica con una domanda che io le ho fatto, e cioè: come facciamo a far fare la cosa giusta alla persona con disabilità quando ciò che è giusto l'abbiamo già stabilito noi? Allora, nel Din Don Caffè, mi sta traballando la mano, perché sono molto emozionato con Suor Veronica, non stiamo scherzando. Per il Din Don Caffè io ogni giorno dico che bisogna imparare a meravigliarsi per diventare meravigliosi ed imparare a fare la cosa giusta nel momento giusto. Come fa una persona con disabilità a imparare a fare la cosa giusta quando la cosa giusta ho stabilito che
è quella che penso io e non quella che pensa lui. E allora meno male, deve esserci un sabotatore della mia, del mio pensiero chiuso. Allora la persona con disabilità ci sabota quel pensiero chiuso che a volte si ha, io penso che deve essere tutto così. E invece credo che nella comunità e nella sfida dell'incontro, della relazione, nasca un incontro, un pensiero più normale, più sano, mi viene da dire. Fai un augurio al Dindon Caffè. Buon caffè a tutti. Ciao. Sì, lo so, è stato un Dindon Caffè estremamente lungo, ma non si può ridurre un argomento così grande in pochissime parole. Abbiate un po' di pazienza, insomma. E poi, d'altra parte, se avete dei suggerimenti, delle risonanze, qualcosa da comunicare, utilizzate il canale Telegram Aquila Riflessiva e insieme potremo sempre migliorare i Dindon Caffè. Quello che vi raccomando è che possiate condividere sui vostri social il Dindon Caffè in modo tale che anche altre persone possano giovarne, se vi è giovato, altrimenti fate finta di non averlo mai visto e restiamo amici come prima. Ciao, alla prossima!